Gentili utenti di Assist Sportivo, appassionati di sport, ben trovati dal campo comunale di Lucera, dove è appena terminato lo spareggio per il titolo provinciale tra lo Sportmania e l'Alberona, vinto 2-0 dallo Sportmania. Siamo in compagnia del presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, innanzitutto complimenti per questo titolo. Quanto è soddisfatto, quanto ci credeva per il raggiungimento di questo trofeo ad inizio stagione? Beh, sono soddisfatto certamente, è un'altra chicca che abbiamo aggiunto quest'anno, la vittoria di questa finale, così, che non ha nessuna importanza ai fini del proseguo della stagione prossima. Ecco, è stata una partita bella, due squadre che hanno giocato bene a calcio e ovviamente ha prevalso la squadra più forte tecnicamente. È stata una bella giornata di sport. Siamo contenti e adesso cominciamo a pensare per l'anno prossimo. Si parla, molti parlano di questo gruppo, dello Sportmania. Ci racconti un po' quali sono i segreti vincenti di questo gruppo? Il segreto vincente non è un segreto, io sono convinto, cioè i cerignolani hanno una forza in più quando indossano la maglia giallo-blu e quindi ecco, la forza di un gruppo ci ha portato a vincere il campionato, a vincere quest'altra partita e sono convinto anche a fare bene per l'anno prossimo. È un gruppo consolidato che gioca insieme già da parecchi anni, ha giocato in altre città, quindi io ho pensato perché giocare in altre città quando abbiamo la possibilità di farlo nella nostra Cerignola. Ci siamo riusciti, abbiamo dimostrato che possiamo vincere, ma io sono convinto che vinceremo anche il prossimo campionato. Sì, adesso si pensa già un po' all'anno prossimo, quali saranno i vostri obiettivi con questa seconda in tasca, se questo gruppo cerignolano continuerà anche l'anno prossimo? Io spero che non senta questa intervista all'allenatore, poco probabile. Comunque io sono sempre ottimista, ma non perché la realtà è questa, la qualità tecnica noi siamo superiori e sicuramente con due o tre inserimenti per ogni reparto, anche se questa squadra è già forte di per sé, vinceremo anche il prossimo campionato senza dubbi. Ok, grazie Presidente, ancora complimenti. Prego, grazie. Siamo con Michele Schiavone, mister dello Sportmania. Mister, un altro regalo del suo gruppo, questo titolo provinciale. Ci racconti un po' la sua gioia a caldo al termine della gara. È un gruppo che mi regala soddisfazioni incredibili. Sinceramente questa partita l'abbiamo preparata pochissimo, perché dopo aver vinto il campionato abbiamo fatto una settimana praticamente di riposo e ci siamo allenati un po', diciamo, tra virgolette male la settimana questa qui, perché ci siamo allenati martedì e giovedì abbiamo fatto una piccola amichevole. Il dubbio c'era perché praticamente non conoscevamo per niente questo Alberona, che ha praticamente ammazzato il suo campionato, quindi i ragazzi comunque avevano voglia di confrontarsi con questa realtà, questo piccolo paese che ha fatto meraviglie appunto nel suo girone. Penso che abbiamo dato ancora una volta dimostrazione di essere veramente un gruppo forte. Sì, appunto, come ha già detto lì, era lo scontro tra le due vincenti del campionato di terza categoria, girone A, girone B. Loro erano una corazzata, non avevano mai perso, oggi hanno incontrato la prima sconfitta. Lo Sportmania ha dimostrato ancora una volta di essere la vera corazzata di questa categoria. Loro infatti non hanno mai perso nel loro girone, al contrario nostro che abbiamo lasciato purtroppo 3 punti a Rodi e abbiamo fatto 2 pareggi. E quindi diciamo tenevamo un po' questa squadra. Io credo comunque che, ripeto da capo, che questo gruppo è un gruppo meraviglioso e che quando è motivato, come poteva essere motivato oggi appunto per poter ancora portare a casa un altro titolo importante, ripeto comunque che lo Sportmania è una squadra che è stata messa in sesto i primi di giugno. Una squadra nuova, una squadra che ha praticamente dominato il suo girone e con dei ragazzi splendidi oggi abbiamo dimostrato che siamo veramente un bel gruppo. Oggi ha proposto un 3-5-2 nonostante le assenze di Tucci e Giancola sugli esterni, avete comunque dimostrato un buon calcio, chiuso la partita nel primo tempo poi gestita bene nel secondo. Ecco, la squadra gli ha dato ottime risposte anche oggi. Infatti vedi, anche tu stesso hai sottolineato questa cosa, che siamo venuti a giocare qui questa finale senza i due esterni di ruolo che sono Tucci a destra e Roberto Giancola a sinistra, però le seconde linee, come così le vogliamo chiamare, hanno fatto anche loro bene. Avanti oggi ha giocato Savino De Fazio al primo tempo al posto di Dimunno, è già un po' che noi giochiamo a 3 dietro. Sinceramente io sono molto contento perché, ripeto,
oggi non c'era da motivarli, si sarebbero dovuto automotivare e hanno dimostrato veramente di giocare bene a pallone davanti a un bel pubblico che ha seguito l'Alberona, che è l'unica squadra del proprio paese. Abbiamo dimostrato veramente con orgoglio di portare addosso i colori giallo e azzurro di Cerignola. Per chiudere, la sua dedica, il suo primo pensiero al termine della gara per questa vittoria di questo titolo provinciale. Senti, è chiaro che io non posso che ringraziare innanzitutto questo gruppo di ragazzi, perché è un gruppo di ragazzi che quest'anno, quando hanno deciso di intraprendere questa avventura con lo Sportmania, si sono impegnati dal primo giorno, e quindi i successi che noi otteniamo sono soltanto per merito loro, perché possiamo parlare quando vogliamo, ma i ragazzi vanno in campo. Una dedica questa volta è una dedica speciale a tutto questo gruppo di ragazzi che ha dimostrato ancora una volta di essere veramente un gruppo forte, solido, di amici, e che alla lunga credo che potranno dire anche la loro l'anno prossimo in seconda categoria. Grazie mister, ancora complimenti. Siamo con Guglielmi e Divuno, due dei protagonisti di questo campionato e di questa partita dello Sportmania. Partiamo da Guglielmi. Guglielmi, un gol, il primo, quello che ha sbloccato la partita e quello che poi l'ha messa in discesa. Raccontaci un po' la tua emozione per questo gol e per questo titolo. È sempre bello fare il primo gol in una finale del genere. Vincere il titolo provinciale è sempre una cosa positiva. Aprire poi le danze lo è ancora di più. Devo ringraziare i miei amici che mi danno l'opportunità di sbloccare le partite, di fare tanti gol. Niente. Divuno, è stato un campionato dominato, oggi avete dimostrato di essere una vera corazzata. Raccontaci un po' che aria si è respirata al termine della partita nello spogliatoio, quanto eravate contenti, la vostra gioia. Beh, c'era l'aria di grande gioia, come... praticamente era il nostro obiettivo dopo aver raggiunto la promozione in seconda. All'inizio della stagione ci eravamo prefissati di arrivare primi e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Oggi l'obiettivo era quello di portare a casa questo trofeo e siamo contenti di esserci riusciti. Secondo te qual è il segreto di questo gruppo vincente? Hai detto bene tu, il segreto è proprio il gruppo, siamo tutti amici, ci vogliamo bene, ci diamo una mano, uno con l'altro, lo stesso con Adriano, io e lui abbiamo fatto la coppia d'attacco quest'anno, ci siamo dati una mano l'un l'altro e siamo contenti per quello che abbiamo raggiunto. Per chiudere, qual è la vostra dedica per la vittoria di questo titolo provinciale? Da parte mia, non alla mia ragazza, da parte della squadra al padre del mister, che non sta tanto bene. La dedichiamo più che altro a lui. Lo stesso da parte mia alla mia ragazza, che sono prossimo alle nozze. E credo per tutta la squadra, parlo a nome di tutta la squadra, siamo vicini al mister perché ha problemi con suo padre che è in ospedale, speriamo si risolva presto la situazione. Grazie ragazzi, ancora complimenti. Siamo con Lepore Bonavita, partiamo da Lepore, è stato una perla quella del 2-0, raccontaci un po' che cosa hai pensato in quel momento, hai tirato e poi... Diciamo che l'ho voluto perché poteva avanzare, però ho visto che la palla era troppo ghiotta e ho cercato il tiro, per fortuna è andata sotto l'incrocio e ci ha dato il vantaggio del 2-0. Ecco, Bonavita, era una partita particolare contro la vincente del girone B, loro non avevano mai perso, temevate un po' questo incontro? Sì, all'inizio le squadre erano molto contratte, però poi siamo riusciti a sbloccare il risultato con Guglielmi e con Vincenzo con un gran gol e abbiamo festeggiato come dovevamo. Ecco, ad inizio stagione, quando è partito questo campionato, vi aspettavate di raggiungere questi traguardi? All'inizio c'era un po' c'era il rammanico dell'audace, però siamo riusciti pian piano, diciamo, a fondare questa società nuova che ha voglia di fare calcio a Cerignola con cerignolani, e speriamo che si sale sempre di più di categoria per portare qualcosa a Cerignola. Per chiudere, l'avevo già chiesto a Divuno e a Guglielmi, a chi va la vostra dedica per questa vittoria del titolo provinciale? Beh, io la dedico sinceramente a tutta la squadra, ai miei amici, alla mia famiglia, perché sono cose che rimangono, sono ricordi che rimangono, diciamo, per tutta la vita. Alla squadra, al gruppo, al presidente, al mister specialmente, che ha dato molto a questa squadra, e a tutti quanti e tutti i cerignolani.
Ok, grazie ragazzi, ancora complimenti.